Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Oggi, nella città di Davide, è nato per noi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Abbiamo bisogno di famiglie che pregano. Abbiamo bisogno di famiglie in cui si vive la fede. Credo che la risposta ce l'abbiamo tutti quanti. Sarebbe bello se le nostre famiglie fossero famiglie che abbiano all'interno la fede e la preghiera. E poi mi piacerebbe che ognuno di voi, nel silenzio del proprio cuore, si chiedesse: la nostra famiglia vive un po' la fede e la preghiera insieme? Non a caso abbiamo scelto questa slide. Prima di mangiare, la preghiera. Penso che abbiamo perso tutti quanti l'abitudine a farci un segno di croce. I nostri nonni, forse i nostri genitori, guai iniziare a mangiare senza la preghiera. È un piccolo segno, ma che era importante. Dice una coppia appena sposata: abbiamo iniziato il corso dei fidanzati che non mettevamo piede in chiesa e in parrocchia da tanti anni. Poi piano piano ci siamo avvicinati a Dio. Ora a messa non partecipiamo sempre, però più di prima sì. Però vivere nella fede e avere una famiglia che vive una vita di fede è tutt'altra cosa. Ci vorrà tempo per noi e tanta costanza da parte di entrambi. Dobbiamo spronarci a vivere la fede e a vivere la preghiera come coppia ora e come famiglia domani. Come sarà il nostro cammino di fede all'interno della nostra famiglia? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.